Germania, dal punto di vista imprenditoriale, offre ancora moltissime, moltissime opportunità. Vediamo che appunto il governo è molto attento anche alle problematiche delle piccole imprese, in quanto diciamo, molte piccole imprese messe assieme fanno, diciamo, una grossa impresa. Quindi il governo tedesco, dal mio punto di vista, si comporta in maniera esemplare perché l'aiuto non viene dato solamente a certe categorie, bensì viene dato a tutti. Quello che non dobbiamo assolutamente fare è, per non spendere soldi, di non investire nella nostra attività, perché gli investimenti servono a mantenere l'attività, gli investimenti servono a mantenerci sempre a dei livelli moderni, gli investimenti servono a far sì che il cliente si accorga delle piccole novità che ogni giorno noi portiamo e il nostro lavoro venga apprezzato da parte del nostro cliente, che è il consumatore finale, che è sostanzialmente quello che mantiene la nostra impresa. Quindi, anche in questi momenti di difficoltà, quello che chiedo al comparto è di aiutarci tra di noi, sia produttori di macchinari, sia produttori di arredamenti, sia aziende di prodotti composti, che ci sia un colloquio con il gelatiere per cercare tutti assieme di superare appunto questo momento difficile per tutti, perché è difficile per tutti, e ripeto, dare la possibilità al gelatiere di accedere a dei beni con forme moderne anche di vendita. Quindi, così facendo, noi riusciremo a mantenere la nostra impresa a livelli alti e moderni, che appunto ci permetteranno di affrontare il futuro in maniera molto più rilassata che se non facessimo appunto questo tipo di operazioni. Invito quindi i gelatieri a tenere d'occhio molto il mercato, a capire dove ci possiamo trovare delle potenzialità e soprattutto a trovare il colloquio con i fornitori di qualsiasi tipo di prodotti che ci possono aiutare appunto nel nostro lavoro. E non aver paura di cambiare, perché i cambiamenti fanno parte di una mentalità moderna che si adegua molte volte alle esigenze, ma tante volte fa delle proposte che vengono accettate dal cliente. Quindi un rimodernamento della nostra attività con l'introduzione di novità in questo momento, secondo la mia opinione, è determinante per far capire che ci siamo, per far capire che noi amiamo il nostro lavoro, per far capire che noi siamo attenti alle esigenze dei nostri clienti, per far capire che il mestiere di gelatiere ha un futuro.